Eccoci di nuovo in un nuovo video tutorial dedicato ad Eretto. Abbiamo visto nei video precedenti come configurare il nostro software, quindi abbiamo visto come attivare una licenza e come appunto dal menu strumenti è possibile appunto andare ad aggiungere l'intermediario, cioè il soggetto che è colui che invierà poi le pratiche di successo. Adesso praticamente inizieremo il discorso di come appunto andare a compilare una pratica di successione. Inizieremo con una successione abbastanza semplice, una successione di nebbie, e andremo a vedere quindi le varie fasi di compilazione. Innanzitutto, all'avvio del programma, vediamo appunto che possiamo scegliere dalla finestra di benvenuto di creare appunto una nuova pratica. Selezioniamo Crea e andiamo su Avanti. Ci chiederà appunto Eredita di scegliere che tipo di pratica vuoi creare. Un vecchio modello 4, ricordiamo tutte le successioni aperte prima dal 3 ottobre 2006 devono essere ancora predisposte e presentate col vecchio modello 4. Invece, dal 3 ottobre 2006 in poi è possibile già presentare la successione. Ecco qui abbiamo anche una nota, una successione telematica, quindi abbiamo anche una nota di informativa appunto riguardo a queste disposizioni. Clicchiamo su trasmissione telematica e andiamo su fine. Il programma chiederà appunto di salvare un primo file di salvataggio. Io qui adesso rimango su desktop, vado a scegliere il mio percorso e salvo praticamente la mia pratica di successione. Mettiamo successione 3. Possiamo scegliere qualsiasi nome, verrà salvato con formato .rd. Ci troveremo quindi proiettati direttamente nella pratica, della successione e quindi avremo selezionato, il primo campo, la prima voce, quella principale che è il frontespizio. Vedremo appunto la compilazione del nostro frontespizio. Qui vediamo qui a sinistra abbiamo quindi l'albero della pratica, quindi selezionato già col riferimento al frontespizio. Nel centro appunto i dati di compilazione, i dati generali, e qui a destra troveremo praticamente le schede di compilazione dei dati generali, dei CUIS, dichiarante e di trasmissione. Procediamo appunto alla prima scheda, generali. Andiamo su tipo di successione e selezioniamo legittima. Vediamo in basso appunto che c'è già una guida di Eredito che ci chiede appunto di inserire i campi obbligatori richiesti per dare appunto fare in modo che la compilazione del quadro sia corretta. Quindi dobbiamo inserire il tipo di dichiarazione. Tipo di dichiarazione, scegliamo prima dichiarazione e in automatico adesso la selezione è compilata correttamente. Procediamo adesso a compilare i dati del nostro Decuius. Il primo dato è quello ovviamente di inserire il nostro cognome, quindi il cognome del decuius nome, comune di nascita, mettiamo una ricerca in automatico ci fa appunto individuare il comune di riferimento. La data di nascita del nostro Decuius. Ok, maschio, calcola il codice fiscale in automatico. Verrà calcolato in automatico in base ai dati inseriti di cognome, nome, data di nascita, comune di nascita, verrà inserito appunto il nostro calcolato il codice fiscale. Ovviamente ricordiamo sempre che è utile dover praticamente fare un confronto anche con i dati che sono stati appunto reperiti dagli eredi. Dati di residenza, residenza sempre comune di nascita, ok. Indirizzo, inseriamo i dati di indirizzo, stato civile, il nostro Decuius era coniugato in regime comunione dei beni, luogo di morte sempre il comune di, ovviamente l'ultimo comune di residenza del Decuius, data del decesso 20 marzo 2020. Data decorrenza termine di presentazione, questo non va inserito in quanto praticamente non ci sono condizioni particolari. Questa data di decorrenza termine viene utilizzata prevalentemente quando c'è un in beneficio dell'inventario,
quando c'è praticamente necessità di indicare una data diversa da quella di morte, perché ben sappiamo che comunque il riferimento alla data di apertura di successione è la data del decesso del decurs. Abbiamo selezionato, compilato correttamente anche la sezione date del decurs. Andiamo sul dichiarante e questa sezione però la vedremo un attimo dopo aver compilato appunto nel video successivo i dati degli eredi. Ok, adesso vediamo come procedere nei prossimi video alla compilazione di sezione dell'albero genealogico, quindi a vedere come inserire soggetti eredi, linciatari premorti o altri soggetti.